Va bene, va bene. Buonasera a tutti, stasera su Storia Locale abbiamo l'occasione molto gradita per me di avere il dottor Giuliano Mignini, pubblico ministero a Perugia, famoso per aver indagato su casi di eccezionale interesse nazionale, e insieme a me parlerà con il dottor Mignini l'avvocato Valentina D'Amato che è di Bari. Ora io partirei dall'indagine più sensazionale che ha portato il dottor Mignini a indagare su una delle piste delle indagini circa il mostro di Firenze. Sì. Prego, Dunque, dottor, prego. io mi ricordo che bisogna collocare questo interesse, questo inizio del mio interessamento per questa vicenda, grosso modo, nell'estate del 2001, più o meno, forse poco dopo l'episodio delle Torri Gemelle, che io collego nella mia memoria a questa indagine. Perché ora faccio una premessa, c'è un antefatto. L'antefatto è la scomparsa di questo medico perugino Narducci, Francesco Narducci, che era un personaggio appartenente ad una famiglia mo nota e molto stimata di Perugia, poi tornerò su questo punto perché è un punto rilevante. È una famiglia di tradizioni massoniche. È massone, era massone lui, il babbo, i suoceri, insomma, c'è tutto un ambiente perché Perugia ha una tradizione di questo tipo. Lui scompare. Nella giornata dell'8 ottobre 1985, diciamo un mese dopo esatto l'ultimo delitto del mostro. Scompare e poi dopo 5 giorni viene ripescato un cadavere nel lago Trasimeno, nella parte diciamo sud del lago Trasimeno, Sant'Arcangelo, in direzione di Chiusi praticamente, più o meno, e viene riconosciuto, gli viene attribuita l'identità del Narducci. La cosa che è importante sottolineare, io mi ricordo che fra l'altro colpì tutta la città, fu uno spiegamento di forze incredibili per quello che fu passato all'epoca come un annegamento da probabile episodio sincopale. Questa è il giudizio ufficiale del medico. E uno spiegamento di forze incredibili. C'era il questore, c'era la squadra mobile, c'erano i militari della stazione Carabinieri di Magione e di Castiglione del Lago, gli elicotteristi di Arezzo e i vigili del fuoco di Perugia e poi tutta una serie di personaggi amici di famiglia. E a questo spiegamento di forze, che era qualcosa di veramente esagerato, perché diciamo, fra l'altro il questore non aveva alcuna attribuzione in materia di attività di indagini di polizia giudiziaria. A questo spiegamento di forze non corrispose un accertamento, accertamenti degni di quella che doveva essere la prassi in materia di rinvenimento di cadavere, fra l'altro con possibilità non esclusa. Sì, anche in quel momento di un profilo criminale, di una causa criminale della scomparsa e poi della morte. Perché non fu fatta l'autopsia? Il cadavere non fu portato all'obitorio, non fu nemmeno spogliato, non fu chiamata
non fu chiamato il medico legale, che era pronta, era disponibilissima, aspettava di essere chiamata, ma fu chiamata una dottoressa che avrebbe dovuto solo certificare la morte. E il particolare che è qualcosa di... Ci sono due certificati di accertamento morte con falsificazioni varie, adesso non approfondisco, ma il particolare è che il corteo funebre che dal pontile di Sant'Arcangelo del Trasimeno si stava portando all'obitorio fu bloccato da familiari del medico, e fu ordinato al conducente del mezzo di portarsi nella villa Narducci di San Feliciano. Cioè il cadavere fu in pratica riconsegnato ai familiari, mentre il nulla osta al seppellimento intervenne alcuni giorni dopo. Cioè non c'era ancora una firma, non c'era ancora un provvedimento, un'autorizzazione del magistrato, non c'era niente. Quindi, immediatamente dopo il rinvenimento di questo cadavere, a Perugia scoppiò una sorta di leggenda metropolitana, e un po' poco dire leggenda metropolitana. Cioè, sì. Praticamente tutta la città, io me lo ricordo perché sono di Perugia, io in quel momento facevo il magistrato, ma non mi occupavo di questa vicenda. Immediatamente a Perugia si disse: è morto il mostro di Firenze. Potete chiudere? Scusi tanto. Ragazze? Come? Ah. Quindi si disse praticamente che era morto il mostro di Firenze. Tutta Perugia lo disse, io mi ricordo, cominciò dalla scomparsa fino a epoca, fino ad oggi praticamente. Ora, quindi c'è questo antefatto, da quel momento iniziò questa curiosità, iniziò questa attenzione a questa figura, poi nel 2001 io mi trovai a dovermene occupare come magistrato della Procura di Perugia. L'occasione fu questa. C'erano delle telefonate di minaccia ad una estetista di Foligno, che facevano riferimento, che la minacciavano di rapirle il figlio. E facevano riferimento alla morte di Pacciani. Poi piano piano, diciamo grosso modo, dopo l'attentato alle Torri Gemelle, mi ricordo più o meno, a Pacciani si aggiunse il Narducci. Cioè, ti facciamo fare la fine del medico Narducci, che venivano sia Pacciani che Narducci, venivano definiti, fra virgolette, ovviamente, perché traditori di Satana. Questa è diciamo, sarebbe la motivazione. Ora, questa signora registrava le telefonate, era spaventata, le registrava, le mandava alla squadra mobile che provvedeva a trascrivere, a fare una prima trascrizione su un brogliaccio e me le passava. Quindi io mi rendevo conto di quello che c'era, di quello che... Poi, a un certo punto, venne fuori proprio, diciamo, venne fuori anche un'informativa della squadra mobile di Perugia che mi chiedeva, mi sottolineava la necessità di indagare sulla figura di questo medico Narducci, perché questi riferimenti sembravano alludere a questo medico, e quindi poi praticamente dovetti fare anche un'attività di indagine, e dall'attività di indagine su queste telefonate venne fuori la dichiarazione del medico legale, professoressa Francesca Barone, che parlò, disse che il cadavere di quello che allora fu riconosciuto come Narducci era stato visto da un paziente del marito, che era un cardiologo, che poi è stato sentito. E con le mani e i piedi legati dietro la schiena, come diciamo incaprettato.
Io iniziai, aprii il procedimento penale il 25 ottobre 2001, lo trasmisi a Firenze perché c'erano questi continui riferimenti alla vicenda fiorentina e tanto bene a Perugia il procuratore aggiunto era la dottoressa Della Monica, quella che aveva ricevuto il famoso messaggio del lembo di seno nell'85. E quindi lei mi chiamò, mi ricordo, io lo trasmisi a Firenze, lei mi chiamò, mi disse: mettiti in contatto con Paolo Canessa che sta facendo le indagini sui delitti. Io lo chiamai, eravamo dello stesso concorso, però lui era andato, io ero andato a Volterra, lui era andato a Cassano d'Adda e lui mi disse: da questo momento le indagini sono collegate. Tu mi trasmetti gli atti, io ti trasmetto i miei. E quindi partì questo procedimento, iniziai queste indagini e la cosa curiosa di queste indagini, curiosa insomma, che era che i familiari del Narducci erano, si opponevano fieramente alle indagini, dicevano: non c'è motivo di indagare. E assolutamente noi è successo soltanto, è stata soltanto una disgrazia o al limite un suicidio. Poi ovviamente suicidio, però non si diceva nemmeno il motivo del suicidio. Comunque loro, non lo, loro apparentemente non sapevano di che cosa fosse morto il loro congiunto. Quindi a un certo punto io, visto che lo sviluppo delle indagini si rivelava, diciamo, pieno di potenzialità, io decisi di effettuare una prima consulenza, una consulenza ripetibile, ex articolo, mi ricordo, 359, codice di procedura penale, sugli atti, per cercare di capire che cosa potesse esserci, quale potesse essere la causa di morte di questo medico. Nominai un medico legale, il titolare della cattedra di medicina legale di Pavia, professor Giovanni Pierucci, quale mi disse, fece questo studio e mi disse che c'era qualcosa che non tornava in questa vicenda, perché un cadavere che sta 5 giorni in acqua non doveva presentare le caratteristiche enfisematose, diciamo così, del cadavere cattivo odore anche del cadavere che fu invece ripescato a Sant'Arcangelo. Quindi questo professor Pierucci consigliò di procedere, dato che non era stata fatta, di procedere ad autopsia, a riesumazione della salma con autopsia. Incaricai sempre questo professor Pierucci, il quale, quando, diciamo, questo è un particolare che va riferito perché quando fu aperta la bara a Pavia, noi ci trovammo di fronte a un cadavere completamente diverso da come, ce lo, da come potevamo aspettarcelo. Perché era una persona snella, alta 1,82 come il Narducci, mentre il cadavere del Pontile era alto 1,60, stato misurato dalle foto. Il cadavere del Pontile era brachicefalo, il Narducci era subdolicocefalo, e poi c'era diciamo, questi indumenti che non erano compatibili con le dimensioni di quel cadavere. Ma la cosa, una cosa che ci colpì, che oggi, col senno di poi, su cui ci sono tornato, era la presenza di un grembiule sotto i pantaloni, un grembiule che era fregiato con dei pentagrammi, praticamente delle stelle, e che non aveva una funzione pratica. Io nominai un consulente su richiesta dell'assistente di questo medico legale, nominai un consulente per vedere che tipo di oggetto fosse, di che si trattasse, se potesse esprimere una certa ritualità, qualcosa del genere, e mi fu risposto che la ritualità,
questo grembiule esprimeva una ritualità massonica arcaicizzante e tenga conto che procedevamo per omicidio, e quindi la cosa era molto importante, con funzione punitiva, come se questo personaggio fosse stato punito per qualche infedeltà. Quindi io ovviamente presi atto di questa cosa, c'è un dato di fatto che questo grembiule si trovava nel cadavere del Narducci, ma non c'era nel cadavere dell'uomo ripescato dal lago. Quindi è un'ulteriore conferma di quello che poi sarebbe emerso, che il cadavere ripescato dal lago non era quello del Narducci. Il professor Pierucci, fra mille difficoltà e opposizioni, completò la sua consulenza e accertò che il cadavere ripescato a Sant'Arcangelo non era compatibile, diciamo, con le dimensioni del Narducci, con la statura, tutta una serie di condizioni che non erano compatibili con quelle che erano state accertate nel Narducci, e che nel cadavere del Narducci c'era la frattura vistosa del corno superiore sinistro della cartilagine tiroidea, che poteva essere provocata solo da un'azione intenzionale, da una spinta come fosse grosso modo di un pollice, con intensità crescente, perché solo così si poteva arrivare a quella sede protetta che era il corno sinistro della cartilagine tiroidea. E quindi cominciò proprio l'indagine per omicidio, e ovviamente si pose il problema di quella che era ormai evidente, era una messa in scena per far apparire come cadavere del Narducci quello che era il cadavere di uno sconosciuto. Messa in scena in cui erano coinvolte le autorità presenti sul pontile. Quindi c'era una situazione piuttosto delicata, piuttosto. E quindi ecco, questa è. Poi continuava il collegamento di indagini con la Procura di Firenze, venne creato un organismo di polizia, diciamo, venne messa a disposizione il funzionario dottor Michele Giuttari, che era dirigente della Mobile di Firenze, venne messo a disposizione di entrambe le procure per svolgere le indagini, e venne dotato di una struttura in uomini e mezzi che aveva sede nella caserma del Magnifico in via Gori a Firenze, zona nord di Firenze. E dall'attività di indagine in territorio fiorentino vennero fuori le frequentazioni fiorentine del Narducci e tutta Questa è un'altra domanda che ci siamo arrivati qui, poi questa la vedremo dopo. Una cosa mi preme sottolineare. Lei dice giustamente che il cadavere non era lo stesso, quindi quando le autorità andarono nel 1185 sul pontile a certificare una cosa che non era vera, in sostanza, Non è. E non potevano ignorarlo, e non potevano ignorarlo. E perché era quelli che andarono lì nel 1985, lei li interrogò nel 2001. Sono stati da me indagati, ovviamente, li ho interrogati, certo, sono stati indagati, c'erano il questore, fra l'altro un particolare che io non ho portato, non ho foto con me, quindi, però una cosa che c'è una foto che esprime in maniera plastica proprio il fatto che questa operazione fosse una messa in scena concordata. È che il questore era presente sul pontile nel momento stesso in cui fu rinvenuto il cadavere. E tenga conto che da Perugia diciamo, a Sant'Arcangelo di Magione bisogna partire, prepararsi, e poi ci vuole grosso modo una ventina di minuti, se non una mezz'oretta. Quindi, come faceva il questore ad essere presente? Era chiaramente una presenza preordinata. Quindi
Tutto questo indicava una vicenda delicata, molto una vicenda sensibile che sulla quale si cercava di, in ipotesi ovviamente, che si cercava di coprire in tutti i modi e che nascondeva un fatto di una portata, di una gravità notevole. Questo è il. Ora passerei a Firenze. Com'è l'implicazione fiorentina? E qui Valentina può darci la mano, visto che ha citato tutto. Cioè, lei arriva a Giuttari, così poi qual è il collegamento che c'è tra le due? Il collegamento è che questo personaggio era intanto è risultato facente parte di un elenco di sospettati degli ultimi quattro duplici omicidi. Un elenco a questo riguardava gli ultimi due duplici omicidi, un elenco che fu richiesto dal procuratore Vigna e da Canessa alla polizia Carabinieri. E consegnarono questo elenco e lo consegnarono nell'87. E l'unico, il Narducci era l'unico personaggio di questo elenco, erano circa 200 persone, circa, era l'unico personaggio di questo elenco morto un mese dopo l'ultimo delitto. Quindi era mi pare, il 185esimo dell'elenco. Poi ci sono anche tracce di avvistamenti dell'auto del Narducci la notte del delitto degli Scopeti e ci sono contatti che il Narducci aveva con i compagni di merende, anche con Vanni. Vanni lo riconosce, sia pure all'inizio con una certa difficoltà, poi lo riconosce. Ci sono testimonianze, c'è cioè per esempio. Ne riferisco una, sono tante. Ne riferisco una: c'è un carabiniere che era di servizio alla stazione di San Casciano e doveva prestare, era la scorta ai reali d'Olanda che andavano in vacanza in quella zona. Reali o una principessa di Olanda, mi pare, adesso non mi ricordo il nome. E questo scende dalla caserma perché stavano per partire. Vede un'auto targata a Perugia e Vanni che custodisce l'auto, si trova lì, è il postino, e il carabiniere, quell'auto era in divieto di sosta praticamente, il carabiniere dice: di chi è questa macchina? E lui indica la farmacia del Calamandrei. Farmacia del Calamandrei. E entra il carabiniere nella farmacia. Dal retrobottega escono quasi l'uno sull'altro, inciampando l'uno sull'altro, Narducci e Calamandrei. E lei sa che è stato indagato, poi magari dirò qualcosa anche di questo processo. E il carabiniere dice: ma è lei, la macchina è sua? Sì, dice, ma lei da dove lavora? E lui disse che lui veniva da Perugia, dette il nome Francesco Narducci. Dice: ma lei fa tutte le mattine? No, dice, ho un appartamento qui, un punto d'appoggio, nella zona del Galluzzo, la zona in cui diciamo, oggi si esce l'uscita di Impruneta e si va poi sulla sinistra verso la città. Poi ci sono testimonianze in cui lui viene riconosciuto, che frequentava la farmacia del Calamandrei, frequentava tutta una serie di personaggi che erano stati attenzionati. E uno di questi era un avvocato che era console onorario di Finlandia e che usava anche la sua macchina. Lui aveva una CX. Poi questo personaggio, altri particolari, ce ne stanno tantissimi di questa vicenda. La conclusione, adesso io non sto a, se lei mi fa altre domande, mi chiede, ce ne sono tante di cose, ma la conclusione è che su tutto questo aspetto, morte per omicidio, incompatibile, doppio cadavere praticamente, e connessioni fiorentine, rapporto con i compagni di merende,
C'è un provvedimento del GIP di Perugia che conferma in toto tutto l'impianto accusatorio. E recentemente è stata svolta una indagine dalla Commissione parlamentare antimafia, perché poi è venuto fuori anche, nel corso degli anni, è venuta fuori la confessione di Adolfo Izzo, quello del Circeo. Angelo Izzo, Angelo Izzo, Angelo. Al, no, Angelo Izzo, scusi, non Adolfo, Angelo Izzo, che racconta che nella casa del Narducci del Lago fu uccisa la famosa Rossella Corazzin, che era stata rapita a Tai di Cadore nel 2005. Ovviamente si tratta di fatti su cui devono essere svolte indagini, ma lui si è autoaccusato, Angelo Izzo, di questa vicenda. E quindi Questo prima che Angelo Izzo uccidesse quelle due donne a Ferrazzano, o dopo che, è perché prima, mi pare, no, prima, prima. perché poi c'è. E nel corso dei colloqui che ebbe con Narducci, dice Izzo, il Narducci mi confidò particolari, diciamo, molto, molto precisi, diciamo, sul delitto del 74, perché all'epoca, nel 75, c'era stato un solo delitto del mostro, che era quello del Mugello nel 74, e che, di cui non si sapeva molto, perché era l'anno dopo, quindi, e il Narducci invece, secondo quello che racconta Izzo, sapeva molto di questo delitto. Quindi, ecco, di cose ce ne stanno. Questo coinvolgimento è stato. Poi ci sono le assenze. Una domanda, una domanda. Sì, Allora, prego. anzi due. Il Narducci stava in una lista in 200 Oh, nominativi. poi lui lavorava nell'ospedale dell'Annunziata, Capito? Se uno, Narducci. dicevo, se uno è incensurato, come finisce in una lista di nominativi di probabili cose? Cioè, in base a che? Quando ma quando è morto questo, Ah, questo quando è morto. Poi l'87. la seconda. Izzo e Narducci parlavano perché cioè, Izzo era neofascista, cioè in una, per avevano amicizia politica. Insomma. Ecco, guardi, su questo aspetto, dell'aspetto politico, le indagini della Commissione Antimafia hanno toccato questo versante. Io durante le indagini da me condotte, questo aspetto politico non era emerso, non era emerso, c'erano, aveva delle amicizie di questo tipo, ma insomma non sembrava che fosse coinvolto in attività di tipo politico. E invece dalle indagini della Commissione Antimafia è venuto fuori questo. C'è anche Vigilanti. Vigilanti era un personaggio. Faceva da scorta all'onorevole Almirante Vigilanti, e Vigilanti racconta di essersi trovato nella zona, mi pare, di Calenzano la notte del delitto insieme a Narducci, e poi di essersi allontanato perché non voleva avere niente a che fare con questo personaggio. Quindi, diciamo, il personaggio Narducci viene fuori da tutta una serie di elementi, e soprattutto c'è l'aspetto proprio clamoroso, il discorso della morte, perché imbastire una messa in scena di quel tipo vuol dire che si cerca di coprire un fatto che ha una gravità compatibile con la vastità di quell'operazione. Si è parlato anche di una organizzazione di un piano di fuga del Narducci in Sud America, a Santo Domingo in particolare, ma non ci sono elementi. Probabilmente lui fu ucciso in concomitanza con la scomparsa. Questo è quello che i risultati medico-legali sono questi. Insomma, non c'è, non era, non era il, oh, il cadavere dell'uomo ripescato. Io sono stato molto prudente su questo, ma pare che l'avessimo raggiunto, l'avessimo identificato, e si trattava di un corriere della droga messicano
Jorge Hernández Heredia, che era stato ucciso, gettato da un treno, sempre nella zona del lago, ed era rimasto poi all'obitorio perché non era stato identificato, ci è rimasto parecchio tempo, e io ho visto le foto di questo personaggio, effettivamente anche gli abiti sono estremamente simili a quelli, sono gli stessi probabilmente, di quelli del cadavere ripescato. Questo, però ecco, io sono stato sempre molto prudente su questo perché poi pare che in effetti potesse essere questo Avrei corriere della droga. domande, Valentina, se vuoi fare delle domande sul terzo livello, come dici tu, ma anche su, vediamo un po' la cosa la legava giù. Oh, poi un'altra cosa che volevo aggiungere, questa riguarda proprio il terzo livello. Durante l'audizione, durante i lavori della Commissione Antimafia, noi abbiamo, io ero consulente, abbiamo sentito l'ex Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Giuliano Di Bernardo, che è stato Gran Maestro dal 1990 al 93. E lui ci ha detto che ha confermato il coinvolgimento massonico in questa vicenda in pieno e ci ha detto che un massone fiorentino lo aveva avvertito di questo personaggio, dei legami che aveva questo personaggio e del fatto che potesse essere coinvolto in queste vicende. Si erano dati un appuntamento perché il professor Di Bernardo avrebbe voluto sentirlo, poi le vicissitudini della Grande Oriente fecero sì che lui si allontanasse da questa obbedienza e fondasse una nuova obbedienza massonica, la Gran Loggia Regolare d'Italia, e quindi non se ne è saputo più nulla. Però lui ha confermato in pieno il fatto che la massoneria, il Grande Oriente, lui ha detto poi in particolare, fosse coinvolto in tutta la vicenda. Pronto? Sto qui. Allora, vorrei fare la domanda. Lei ha lavorato con Giuntari, le impressioni che Giuntari le ha dato, eppure ci sta anche Valentina. Ora fai anche la tua domanda, insomma, ti innesti su quello che ho detto io. Prego, prendi tu il discorso. No, io volevo Prego. sapere se praticamente oltre al Narducci, coloro che poi gestivano la vicenda, non si è sviluppata l'indagine ulteriormente, giusto? Beh, oddio, l'indagine è stata, lui era morto, è stato ucciso, quindi non si poteva indagare sul morto. Questo questo è evidente. Però personaggi che lui frequentava e che erano un po', diciamo, si diceva che fossero coinvolti, cioè, effettivamente sono risultati, lo conoscevano perfettamente. Importante è la figura del farmacista Calamandrei, perché il farmacista Calamandrei, io dico questo, dico che il farmacista Calamandrei, lui è chiaro che conosceva il Narducci, risulta da numerosissime dichiarazioni di persone informate sui fatti. Quello che è strano è che lui neghi risolutamente di conoscerlo, abbia sempre negato di conoscerlo. I due si erano probabilmente conosciuti all'azienda medica farmaceutica Menarini di Bagno Aripoli. Nella Menarini Narducci era ricercatore. Io non vedo più l'immagine, non vedo più l'immagine. Starà qua, credo che sia qui lei, cioè, però forse ha disattivato allo schermo, Sì, ma va bene. sto qui. Quindi lui era ricercatore mentre il beh, Calamandrei era farmacista, quindi ci sta.
l'altro personaggio chiave di questa vicenda, l'avvocato Giuseppe Iommi, era il legale della Menarini. Quindi è un e il Narducci lavorava in quell'ospedale di Ponte a Nicchieri, praticamente, che si trova, venendo dal sud, da Roma, si trova sulla sinistra, prima di arrivare a Firenze Sud, e lavorava lì, come è stato accertato, c'è un'annotazione di servizio del 2004, dei carabinieri della sezione, della mia sezione di polizia, della sezione della Procura di Perugia, che hanno accertato questo particolare. Ci sono tantissime cose adesso, la vicenda è estrema. Io ho sentito una valanga di persone informate sui fatti, sono stati fatti accertamenti di tutti i tipi. Ecco, ovviamente lui era morto, quindi non si poteva indagare sul personaggio. Era morto. Evidentemente qui c'è stato l'ipotesi, è morto per omicidio, questo non c'è dubbio. E l'unica spiegazione dell'omicidio è che appunto si fosse reso responsabile di una mancanza grave. Lei pensi il contesto, diciamo, massonico, forse settario, non lo so. Siamo un po' al confine, è un contesto in cui le infedeltà si pagano, è un contesto delle sette, diciamo, quelle che sono le sette. Qua si parlava, per esempio, ci sono anche dei segni, dei messaggi floreali molto strani che sono stati mandati durante la scomparsa e durante i funerali. E tutte queste stranezze, il fatto che un cadavere venga immediatamente restituito ai familiari prima del nulla osta al seppellimento che interviene qualche giorno dopo. Questo io non l'ho mai visto da nessuna parte, devo dire. Di cose anomale ce ne stanno tante. Una cosa, abbiamo tirato in ballo diverse volte Giuntari, le impressioni, le confidenze raccolte, ma anche le impressioni, siccome ci lavorava da molto tempo, cosa le diceva Giuntari? Perché l'impressione di Giuntari riguardo, secondo me. Guardi, Giuttari, ovviamente con Giuttari noi siamo arrivati. Lui prima era il dirigente della mobile di Firenze. Io stavo a Perugia e quindi erano separate le due. Poi a un certo punto c'è stato questo collegamento di indagini e c'è stata la creazione di questo organismo e lui è stato a disposizione di entrambe le procure. Lui condivideva perfettamente tutte le indagini che venivano svolte, insomma. Le suggeriva, molte volte le condivideva. Mi ricordo, abbiamo lavorato insieme per tanto tempo, insomma. Poi sono subentrati dei pro c'è stato un problema iniziale, io mi ricordo, quando il dottor Giuttari, nel dicembre 2001, presentò una informativa al dottor Canessa, una informativa molto ben fatta, molto dettagliata, con una richiesta di indagini, di una serie di indagini che erano estremamente puntuali, e fra queste indagini c'era anche l'indagine sulla morte di questo medico perugino. Cioè, a Firenze erano arrivati sia noi che loro, erano arrivati al Narducci, ciascuno indipendentemente dall'altro. Purtroppo, però, il procuratore di Firenze, che non era più Vigna, non volle dar corso a questa indagine. E ci fu un episodio in cui il dottor Canessa rivelò al dottor Giuttari quelli che erano i commenti del procuratore, e io non so se fosse vero quello che raccontava Canessa, però Giuttari registrò queste confidenze. E a distanza, poi certi episodi poi si sono ripetuti, a distanza di qualche anno mi trasmise questa informativa, e io dovetti trasmettere il tutto a Genova, che era competente per i magistrati toscani. E quindi da lì poi si è rotto. Poi
la rottura vera e propria del rapporto tra le due procure è avvenuta in seguito alla perquisizione a Spezzi, al giornalista Mario Spezzi. Perché a un certo punto, dopo la perquisizione, fu rinvenuto un oggetto che doveva avere molta importanza e il Spezzi era sotto intercettazione. Fu colta una conversazione fra il procuratore di Firenze e Spezzi, in cui il procuratore di Firenze sollecitava lo Spezzi ad attivarsi per far spostare, lo conosceva, gli si davano del tu, il procedimento a carico di Spezzi a Firenze e toglierlo a Perugia. Poi nel corso del 2005 quest'operazione è andata avanti. Io mi sono opposto, ho sollevato il contrasto di competenza alla Procura Generale della Cassazione, che mi ha dato ragione e il procedimento è rimasto a Perugia. Questo è un po'. Poi un altro particolare, vede che ogni tanto mi ricordo. Durante le indagini venne fuori che si era occupato di Narducci anche Emanuele Petri, il poliziotto ucciso dalle Brigate Rosse a Terontola. E addirittura, secondo le dichiarazioni di un suo amico del lago con cui lui si aprì, era in confidenza, Emanuele Petri aveva partecipato a una perquisizione, secondo quello che raccontò questo amico di Petri, si chiamava Ticchioni, a una perquisizione in cui erano stati rinvenuti i famosi trofei nell'abitazione fiorentina del Narducci. Queste notizie poi sono state confermate anche da altri, e secondo me la voce che si sparse subito in città all'indomani della scomparsa del Narducci, io ho l'impressione che derivasse da questo, dal rinvenimento di questi referti. Questo è emerso in diverse occasioni. C'è un funzionario di polizia che lo racconta alla moglie del presidente del Tribunale di Perugia. C'è l'autista di un altro presidente del Tribunale di Perugia che sente le confidenze che vengono fatte al presidente, che era stato rinvenuto questo materiale. L'autista dice al presidente: andiamo dalla polizia, denunciamo il fatto. Il presidente non è d'accordo. Insomma, di cose ce ne stanno. Sì, quello che lascia così perplessi è il fatto che tre persone, Pacciane e gli altri due, Vani, credo, Lotti, da soli non potevano architettare Assolutamente dei delitti che richiedevano una certa intelligenza. Tre sempliciotti, credo, anche con una intelligenza al di sotto della media, insomma, al di sotto della media, no, al di sotto. no. Lotti aveva 50 di... Senti, intellettivo. Ah. Mosolotti viveva in una casa famiglia che non si era mai procurato un lavoro, Sì. ma chi faceva il postino? Pacciani viveva alla giornata, sì, anche Sì. considerevole, teneva dei soldi sul conto corrente, che è strano Però che i soldi. va tenuto presente che Pacciani parlava di Narducci, lo conosceva, eh. L'avvocato Pacciani, Petacqua aveva fatto Andrebbe riferimento, perché non indagano il dottore? a mio vantaggio, diceva Pacciani, e come no. Quindi, di cose poi venne fuori, Lotti raccontò che c'era un dottore che ordinava questi feticci, cioè li prelevava, poi glieli portavano e insomma c'erano disponibilità di denaro di Pacciani piuttosto alte che non sono compatibili con. C'è una vicenda, solo che c'è questo, il problema è questo: quando intervengono organizzazioni come certe logge massoniche, magari deviate, come certe sette, ci sono anche settori dei servizi che sono intervenuti, deviati anche quelli. C'era un clima, io mi ricordo nelle indagini, c'era un clima di omertà
di paura e ho dovuto incriminare diversi personaggi. Il pescatore che aveva raccontato al medico legale di aver visto quelle cose e poi a un certo punto messo a confronto è crollato e l'ho dovuto incriminare perché si capiva era terrorizzato. Diceva: io sono terrorizzato dai personaggi fiorentini. Quindi, sa, quando intervengono questi ambienti in cui c'è questa struttura, diciamo, di mutuo soccorso e di segretezza, sono dolori. Quindi ci stavano dei legami tra Narducci e l'ambiente fiorentino inevitabilmente confermati. Due, una rete di pressioni psicologiche e minacce su chi sapeva la vicenda. Ci sono stati anche episodi poco simpatici nei confronti miei e di Giuttari, su cui mi astengo dal fornire ulteriori particolari, ma insomma di episodi ce ne sono stati. C'è stata, per esempio, fu mandata, non si sa da chi, da una Borchia che avrebbe veicolato al Gides, che avrebbe veicolato tutte le intercettazioni del Gides non si sa dove, e questa poi fu sequestrata. Il dottor Giuttari la scoprì, però insomma, di cose, e soprattutto poi c'era il terrore che dichiaravano, che confessavano questi testimoni. Un medico, mi ricordo in particolare, si mise a piangere: non mi faccia più domande. Cioè, una brutta storia. Il pescatore che aveva rinvenuto nel lago il falso cadavere di Narducci, dovete dire che il cadavere era falso, in sostanza. No, lui disse: ho trovato questo cadavere. Basta, insomma. Il cadavere, tra l'altro, portava la cravatta, il cadavere, ma il Narducci era uscito con la Lacoste. Lo dice la moglie. Si era portato il cambio. No, vabbè, ma non c'è dubbio. Io dovetti poi, ci fu un provvedimento di un GUP che si trattenne il processo per diverso tempo, anche il deposito della sentenza. Lui fece una sentenza di proscioglimento generalizzata, dovetti aspettare la motivazione che intervenne molto tardi, l'ho impugnata in Cassazione, ho vinto, salvo un piccolo particolare. Poi però c'era un tale ritardo che quando l'annullamento è stato, quando c'è stato il rinvio dell'annullamento ad altro GUP di Perugia, i reati erano prescritti. E così è. Perché questa volta hanno fatto l'annullamento con rinvio, come si deve fare. Nel caso di Meredith, invece, una delle sezioni, l'ultima della Cassazione, ha fatto un annullamento senza rinvio. Poi su questo ci vorrei tornare perché. Io questo qua, allora, facciamo una cosa. Valentina, abbiamo finito. Qua io passerei sull'altro caso, il dottor Migni, perché la puntata si chiama L'indagine, dottor Migni, passerei su Meredith. O ti interessa? Sì. Io, ha detto tutto quello che doveva dire, non credo che abbiamo più altre cose. Passiamo su Meredith. Oddio, ci sono. Sì. Allora, il Sì. secondo caso del dottor Mignini è quello di Meredith Kercher, che venne uccisa, credo io stava, signor, 2006, Dall'1 al 2 2009. notte dall'1 al 2 novembre 2007. 2007, E 2007, ok. io ero occupato con la vicenda Narducci, fra l'altro, però ero di turno e quindi mi capitò anche questo processo. Qui c'è una storia, diciamo, diversa. Qui la particolarità di questo processo sono, come chiamarle, gli interessamenti internazionali, che sono stati nettissimi. E poi io, se volete, poi vi racconto. Ci sono degli aspetti procedurali nell'ultima sentenza della Cassazione che fanno veramente, cioè l'avvocato mi capirà. E mi stupisce che nessuno se ne sia accorto, o forse se ne sono accorti. Cioè, praticamente qui c'è
c'è un procedimento del tutto normale, apparentemente, c'erano indagini sono durate nemmeno tantissimo, perché poi ho fatto un'attività integrativa di indagine. Qui le indagini genetiche, qui è molto importante questo aspetto. Ovviamente di questo aspetto il magistrato di per sé non ha una cognizione specifica della materia biologica, perché però il magistrato dovrebbe avere la capacità di gestire il patrimonio probatorio e indiziario, diciamo. E questo è il punto, questo quindi che cosa successe? Che io feci tutti questi accertamenti gancetto di Reggiseno, il famoso gancetto di Reggiseno, dove, se ben ricordo, c'era il profilo, l'aplotipo di sollecito, e poi c'era di uno dei tre imputati, poi c'era anche una traccia di Rudi. Poi nel coltello, diciamo nel coltello che era di sollecito, fra l'altro, c'era il profilo genetico di Amanda Knox sul fermo corsa del manico del coltello, e un profilo genetico, però qui non sappiamo se fossero tracce ematiche, sul coltello vicino alla punta. Ma quello che mi ha colpito di questa vicenda è che questi sono aspetti che sono, poi vi dirò quello che è stato detto, è che c'erano le tracce di sangue, parte nel corridoio, che sono state evidenziate dal Luminol di Sollecito e di Amanda, e poi c'era nel bagnetto. C'era un bagno che stava proprio a fianco della camera di Meredith, e c'erano tracce, numerose tracce nelle maniglie in vari punti di questa stanza. C'erano tracce di sangue miste, vittima Meredith Amanda, e c'era poi una traccia di un piede sporco di sangue che era compatibile con quello di Sollecito. Quello che mi ha colpito, quindi il processo è andato avanti tranquillo, non ci sono state richieste particolari di attività di indagine, non hanno chiesto gli imputati, io l'avevo sentiti, ma non hanno chiesto di rendere dichiarazioni dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. Non hanno fatto riserva di incidente probatorio durante i prelievi, quindi io sono andato avanti col 360. E poi, diciamo, a un certo punto c'è stato il rinvio a giudizio. Rudi ha scelto il rito abbreviato, questo ha danneggiato, secondo me, in maniera decisiva il processo, perché fra l'altro ha reso difficile la composizione del collegio d'appello. E primo grado è andato, il processo è stato sviscerato in tutti i tipi, in tutti i modi, c'era una corte molto competente. Poi c'è stato il processo d'appello. Il processo d'appello, Perugia, è una piccola corte che è in odore di soppressione, cioè si parla di Perugia Confidenze di Terni con Roma. E purtroppo è successo che c'è stata una difficoltà nella composizione della corte, e a comporre la corte del processo d'appello sono intervenuti magistrati che non erano della sezione penale. Quindi avevano tutta una, io li conosco, non bene uno, ma un altro lo conosco molto bene, avevano una mentalità proprio civilistica. Come è Sì, di no, gli stavo dando ragione. soprattutto una mentalità frazionistica del materiale probatorio. Questo qui c'è un piccolo, buttiamo via, quell'altro, buttiamo via. Si dice, è un principio di diritto della Cassazione, della sentenza, che tu devi valutare quae singula non probant,
simul unita probant, no? C'è il vecchio brocardo. E quindi è successo poi che la Corte d'Assise d'Appello ha voluto rinnovare la perizia, perché hanno ragionato così. Noi abbiamo gli accertamenti ex articolo 360 fatti dai consulenti del PM. Noi dobbiamo avere i nostri consulenti, i nostri periti, i giudici. Invece non c'era nessuna necessità, era stata respinta questa richiesta in primo grado. In appello è stata disposta, fra l'altro ci sono state anticipazioni della decisione che oggi io, sì, in quel momento avremmo voluto, io e la collega, ma eravamo applicati, avremmo voluto inoltrare una domanda di ricusazione, poi non è stato fatto perché eravamo ospiti, noi eravamo della Procura Generale, ma soprattutto come hanno ragionato questi consulenti? Questi consulenti hanno detto questo: la contaminazione è possibile, per cui c'è stata. Cioè, tu la contaminazione me la devi provare, tu che la invochi, me la devi provare. Non puoi dire, per esempio, nella stanza del delitto, dice, è stato spostato il gancetto di Regiseno. Ma come faceva a entrare il profilo genetico di Sollecito che stava in carcere in una stanza? Non è possibile. E quindi loro hanno detto, capito, questo discorso, quello che è possibile è certo. Un modo di ragionare che è veramente qualcosa di... Ma la cosa più grave è un'altra. E cioè che i periti non si sono accorti, questo è da errore giudiziario, solo che è un errore in bonam partem, e quindi cioè avrebbe potuto essere fatto valere dagli inglesi. Cioè tu mi dici c'è la contaminazione, no, c'è il pericolo, la possibilità di contaminazione che c'è in ogni accertamento. Allora tu mi dici questo, io ti dico che non ti sei accorta che ci sono i controlli negativi di contaminazione del gancetto di Regiseno e del coltello, cioè sono stati fatti e non c'era contaminazione, non si erano accorti. Io mi ricordo, fu una scena proprio veramente, dico: ma scusi, ma no, noi non l'abbiamo, ma voi non l'avete chiesto alla dottoressa Stefanoni, che era incaricata, era la responsabile della polizia scientifica, dice: no, non c'è, abbiamo pensato che non ci fosse. Allora io mi ricordo, o io la collega, mi ricordo la collega che era con me, chiedemmo alla Corte di guardare questa perizia, a questo punto va rifatta, perché abbiamo la prova che invece la contaminazione non c'è stata. E allora come facciamo? Non fecero niente, decisero così. E va bene, va alla prima sezione della Cassazione, che fa come Hiroshima e Nagasaki, tabula rasa di questa sentenza. Quindi io l'ho sempre detto, l'assoluzione di merito è stata cancellata. Ovviamente ha rinviato alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, che è la più vicina. La Corte d'Assise d'Appello di Firenze ha confermato la condanna, ha inasprito anzi le pene. Per un reato Amanda Knox è stata condannata definitivamente per la calunnia, Grazie. ma di questo fatto sembra che loro, io non ho, questi veramente non se ne rendano conto. Cioè, questa messa, veramente mi colpisce questa cosa. Dopodiché, impugnano la sentenza di Firenze in Cassazione, va a un'altra sezione, perché era ormai completo. Un'altra cosa, tenete presente che le misure cautelari c'è giudicato cautelare, quindi non si discutono. Va alla quinta sezione, la quinta sezione, invece di occuparsi della sentenza di Firenze, si occupa di tutto il processo e polemizza con la prima sezione. E lei, avvocato, non mi crederà, perché io non ci credevo quando me l'hanno detto. Annulla
senza rinvio, e assolve, la Cassazione che assolve. Io, se l'avessi detto a un esame universitario, mi avrebbero cacciato dalle università italiane. Ma come? Qui nessuno se n'è accorto. La Cassazione che assolve con formula dubitativa, ancora peggio. Però poi dice, pagina 45, pagina 49, queste me le ricordo ancora, con certezza, come dato conclamato, Amanda era nel luogo del delitto. E sollecito quasi certamente, pagina 49. E perché non si può rinnovare, non si può rinviare? Si tenga forte, perché questa non è una, non è, insomma, non si può rinviare perché il giudice del rinvio dovrebbe assolvere, dovrebbe comunque assolvere, cioè la giudice di legittimità. Questa, guardi, io gliela mando. È un serpente che si morde la coda, praticamente. Via, ma via, e che nessuno si accorga di questa cosa, cioè, o abbia fatto finta. A me mi chiamarono, poi che cosa succede? Subito si scatena la paraonda, no? C'erano già i poliziotti pronti ad arrestare, perché nessuno pensava a una soluzione simile, ad arrestare il personaggio che era in Italia, che Amanda era già negli Stati Uniti. E mi dicono, lei che cosa dice? Dico, guardi, io non ho mai visto una cosa del genere, non riesco a inquadrare giuridicamente questa sentenza. Oltre a errori nella valutazione, perché poi quando la Cassazione scende nel merito commette una valanga di errori, perché non sono attrezzati per. E ci sono infatti degli errori. Io non ho mai visto, e ho scritto un libro, non so se lo sapete. Il mio primo libro No, non lo conosciamo. Come si chiama il libro? Se sta qui, facciamo un po' di pubblicità lì. Ah, eccolo qui, eccolo. un processo Kercher, che poi ha avuto tutta una serie di diciamo, no, di anche da diciamo da un punto di vista c'è stato questo libro, io racconto tutta la vicenda e c'è stata un'aggiunta al libro, perché c'è stato un episodio che ho ritenuto di dover raccontare, perché avevo lasciato in sospeso e l'ho raccontato. Quindi questa sentenza, praticamente, quindi in questa vicenda, le due sentenze di merito non ci sono più, perché quella di assoluzione Perugina è stata annullata dalla prima sezione. Quella di condanna fiorentina è stata annullata dalla quinta sezione. Ci sono solo due sentenze di legittimità, l'una in conflitto con l'altra. Mi limito, io una cosa del genere non l'ho mai vista. Non la vedrò più perché sono in pensione, per fortuna, e quindi. Ma assoluzione con formula dubitativa, cioè la Cassazione che assolve con formula dubitativa. Io penso c'è un limite a tutto, insomma. Non Giurisprudenza lo so. creativa, come si chiama? Giurisprudenza creativa, insomma. Allora. Più o meno. Era il presidente, era Campano. Io volevo chiedere, Presidente ti della chiedo. Cassazione era Campano. Come? Il presidente della Cassazione era Campano. Della quinta sezione. Ah, Mi dica. ok. Io volevo chiedere il coinvolgimento del Gedè Sì. all'interno del teorema della triade che aveva agito. Gedè, in ogni caso, non fa mai riferimento né a Sollecito né alla Nox. No, 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 ha fatto riferimento. No, no, ha detto che c'erano anche loro. L'ha detto nel processo di appello, davanti alla Corte d'Assise d'appello. E lui cercavano i difensori, cercava, mi ricordo, si opponevano, ma lui l'ha detto, no, no. L'ha detto però, l'ha detto con quel modo, con quel linguaggio opinativo quasi, non assertivo. Se tu sei lì, dovevi dirlo. Sono stati loro. Secondo me sono stati loro. E la cosa paradossale è questa. Io mi ricordo, voi non conoscete Perugia, quindi, però la casa di Sollecito è su un, diciamo,
È in un corso stretto, una via stretta che va verso il tempio paleocristiano che c'è di Porta Sant'Angelo, mentre la casa di Via della Pergola bisogna scendere, è in discesa, ovviamente Perugia è un sali e scendi, devi girare, fare una giravolta davanti all'università per stranieri, sulla sinistra, devi scendere ancora e poi ti devi, a distanza circa 30 metri, 40 metri, c'è la casa di Via della Pergola. Cioè da Via della Pergola tu la casa di Sollecito non la puoi vedere, non ci piove. È proprio. Ora, che cosa facevano le difese dei due imputati, Principali. caucasici, diciamo. Perché dicevano l'assassino è solo Rudi. Ah, è lui che ha ucciso a Via della Pergola. Noi stavamo, loro stavano in quest'altra via da cui non si vede Via della Pergola nel modo più assoluto, cioè proprio noi stavamo lì, ma vi diciamo che l'assassino è lui ed ha agito da solo. Ma Io mi domando, cioè qui veramente è il problema, quello che mi dispiace, perché poi voi sapete che c'è stata una richiesta di incontro di Amanda nei miei confronti e devo dire che mi è apparsa a distanza di molto tempo una persona che era stata anche mal giudicata all'epoca. Ora è madre di una bimba deliziosa e è sposata e io però, quello che non riesco a capire è che loro non si rendono conto minimamente di come è andato il processo. Loro non dovevano essere nemmeno indagati, mentre invece diciamo la soluzione con formula dubitativa, poi la soluzione fatta dalla Cassazione è qualcosa di. Io mi domando solo una cosa, che cosa sarebbe successo se la famiglia inglese, come avrebbe dovuto, e qui secondo me, su questo li ho sempre ammirati, l'ho sempre, devo dire, però su questo li critico, se la famiglia inglese avesse impugnato la sentenza davanti alla Corte di Strasburgo, sarebbe successo un terremoto. Ma anche per la giustizia italiana ci avrebbe fatto una bella figura. Ho capito, ma non è. Qui invece si dà sempre la colpa al PM, no? Perché purtroppo invece qui il PM c'entrava ben poco. Perché quella sentenza è della quinta sezione che dice io ti assolvo nel merito, la Cassazione. No, assolutamente no. Stavo poi pensando sempre, ho notato, no, diversi interventi di sollecito sempre di Amanda che pensano sempre alla restituzione della vita che è stata loro tolta. Io vedo in tutto questo comunque, il Ghedè che comunque in disparte da queste manifestazioni mediatiche. Sì, poi volevo aggiungere una cosa qui. Sì. Sì. Vedo anche, non solo da avvocato, anche da storica, diciamo, il trionfo della borghesia e del potere forte americano. Io su questo devo dire, lo dico chiaramente perché ho avuto proprio pressioni dirette da parte degli Stati Uniti. Io avevo il mio addetto di polizia giudiziaria, era un carabiniere. Mi ricordo quando mi arrivavano delle lettere, da dove viene? Dall'Inghilterra. Ah, vabbè, aprila pure, la vediamo. Da dove viene? Dagli Stati Uniti. No, apriamola insieme, vediamo. No, perché c'è una lettera di un giudice americano della Corte Superiore dello Stato di Washington che mi scrive all'indomani o prima, poco prima della richiesta di rinvio a giudizio, io potrei fare nome e cognome e l'ho fatto nel libro, quindi leggetelo pure. Mi dice,
lui da Seattle, che è a 9.000 chilometri dall'Italia, 9.000, perché c'è il continente di terra degli Stati Uniti, da Seattle devi arrivare all'Atlantico, e ci vuole, troppa strada. Poi devi passare l'Oceano Atlantico. Lui dice: io le dico che è innocente, Amanda. Va bene, è una certezza morale, una sua. Ma quindi, se lei si adopererà per farla assolvere, gli americani, lei sarà l'eroe degli americani. Se invece non farà così, non è che dice, adesso non mi ricordo, però insomma non sarà molto simpatico agli americani. Io devo dire questo, posso dire questo, io dei tre, Rudy era il vaso di coccio dell'ambiente, era stato abbandonato dalla famiglia. Io ho l'impressione che poi qui c'è tutto un giro, forse di droga, che non è venuto fuori. Io ho cercato, che era un personaggio albanese, io ho cercato un po' di, ma non ho avuto, venivano questi, certi testimoni venivano ridicolizzati dalle difese. Quindi questo Rudy, però tutto sommato Rudy non è niente. Il personaggio che è rimasto più ostile e sollecito, la ragazza americana è quella che io conosco meglio, e io devo dire, a quell'epoca era la più giovane del gruppo, aveva 20 anni. Oggi devo dire, l'ho conosciuta, è stata anche proprio, ha fatto delle dichiarazioni in mio favore, perché questa storia, c'è stato l'intervento di una, questo bisognerebbe, di una società di immagine di Seattle, la Gogerty and Marriott, a cui si è rivolto, giustamente dal suo punto di vista, il babbo di Amanda, Kurt Knox, perché, e qui devo dire, questo è vero, questo fatto, Amanda è stata, diciamo, diffamata. All'inizio delle indagini c'è stata tutta una stampa scandalistica, io mi ricordo, Toxinoxi. Foxinopsis, e quindi mi ricordo c'era un giornalista inglese soprattutto che si è distinto per questa, la strega, sempre. Tra l'altro, a noi questi discorsi, io quando sentivo questi discorsi, io, se vi racconto certe storie, vi mettete, è la barzelletta, questo, è una storia tragica, ma. E quindi lui si rivolse, e questa società di immagine che cosa fece? Lavorò molto bene, perché creò una narrativa, una storia finta, in cui c'era la vecchia Europa, rappresentata da me, che dovevo essere l'inquisitore, c'è il tema veterotestamentario, l'Europa come Egitto e gli Stati Uniti come la terra promessa. E questa ragazza, essendo americana, era innocente per definizione per Sì. loro. E questa storia, quindi in questa vicenda si sono incrociati, cioè si è incrociato questo pregiudizio americano violento e un certo pregiudizio italiano inglese di tipo sessista, più o meno, perché insomma questa ragazza veniva presentata come la peccatrice, la non so come veramente. Poi le racconto un episodio. E poi c'era il pregiudizio inglese verso sia gli americani che gli italiani. Io mi ricordo un giorno, durante il processo d'appello, c'era un avvocato eubino che io conosco, siamo anche amici, e che difendeva Lumumba, parte civile. Raccontò, diceva, si era lanciato in un attacco ad Amanda e la definì strega, che a me non verrebbe mai, ma proprio
Non esiste, ma non esiste, forse anche perché la tradizione delle streghe da noi non c'è mai stata, qui si semmai sull'Appennino, sull'Appennino un pochino di più, Benevento, no? Questo. Io mi ricordo alla fine del processo, andai da lui e disse: ma che cavolo stai a dire, scusa? Ma Carlo, ma perché dici queste cose? Non c'entra niente. Ah, perché sai, tu sai benissimo che in America poi dicono che sono stato io. Difatti, i giornali americani dissero che era stato il prosecutor a definire strega Amanda. Poi Amanda stessa ha detto: ma non è vero niente. C'è stato un convegno a Modena in cui lei ha parlato, mi ha elogiato. Anzi, io sono rimasto colpito perché, cioè, lei stessa ha detto: siamo stati, lei mi ha paragonato a lei come Foxy Noxy, cioè la versione maschile di Foxy Noxy. Lei calunniata dagli inglesi, io calunniato al contrario dagli americani. Ora, come è andata, come è stata? Qui c'è, secondo me, un aspetto che non è emerso, secondo me, c'è l'aspetto della droga. Probabilmente c'è qualcosa che non è emerso e quindi questo lascia. Cioè non a sfondo sessuale, cioè a sfondo della droga, insomma, ci Il stava. problema, a parte la droga, ma poi c'era un conflitto di carattere, di educazione tra l'inglese e l'americana. Su questo io non ci piove. Noi siamo abituati a considerare gli inglesi e gli americani fratelli, in realtà non è No. così. Non è così. Io ho visto anche come modo di ragionare, sono molto diversi. Gli inglesi ascoltavano, parlavano, gli americani dicevano: abbiamo capito tutto, invece non avevano capito niente del processo. Una cosa da non credere. Io mi sforzavo di spiegare i nostri istituti processuali, non ci capivano niente. Cioè, l'appello diventava revisione per loro. Il ne bis in idem, che loro dicono divieto del double jeopardy, per loro. E qui c'è una violazione conti da noi, perché c'è l'appello, per loro l'appello è un altro processo. Io dicevo, è lo stesso processo, quindi non c'è nessuna violazione. Ecco, questa vicenda io mi sono trovato, forse mi stimolerà a scrivere, perché veramente ho trovato, ecco, questa è intervenuto anche Trump. È intervenuta la Clinton, cioè non è intervenuta solo l'opinione pubblica. Lei è diventato famoso negli Stati Uniti, quindi un certo ai giornali Ma parlano. sì, adesso poi se questo libro, non lo so se questo libro va negli Stati Uniti, lo sarò ancora di più. Dovrebbe essere tradotto, certo, sì. Io penso, spero di sì, me l'auguro. Comunque, ecco, posso dire. Sono rimasto colpito perché tutto sommato questa ragazza, ora una donna, una madre, devo dire, mi ha fatto una buona impressione. Però sa, quello che è successo 15 anni fa, quante 10 anni fa, era un'altra persona, non lo so, ecco, non so che dire. Però devo dire, oggi è stata molto, si è molto. Ma elogiato dal punto di vista pubblicamente, devo dire. Quindi questo io non lo posso ignorare. L'unico che è rimasto invece totalmente ostile è Sollecito. Proprio l'italiano. Sarà fatto, non so, caratteriale, proprio austerità dovuta. Oh, ma Sollecito si è anche ritenuto vittima di No, lui persecuzione. pretenderebbe le scuse, lui non ha capito come è finito il processo. Non l'ha, io veramente ha un'azione di c'è un'azione di responsabilità civile che ha fatto contro 20 magistrati e ha perso adesso in primo grado, ha perso in appello, ora va in Cassazione. Vabbè. Sono anch'io, non so quanto possa, però insomma, non ho capito qui dov'è l'errore giudiziario, perché. Anzi, l'errore c'è, ma forse non è come noi pensiamo. Va bene, io
siamo arrivati a un'ora e venti della cosa. Abbiamo parlato di due indagini, il dottor Mignini, la pista Fiorentina, cioè la pista Perugina del mostro di Firenze, insomma, e poi Meredith Kercher. Ce ne sarebbero tante altre, se possiamo fare qualche altra puntata su qualche altra indagine. Chiaramente la carriera è stata piena, suppongo, di immagini. Ringrazio per questa intensa chiacchierata il dottor Mignini, ringrazio Valentina. Ringrazio voi. poi datemi, mandatemi Sembra il subito numero perché subito poi carico e lo mando. aspetta Sandro Scorciarini, aspetta la Lo trasmissione. mando, metto la sua foto. Il titolo si chiamerà Due indagini del dottor Migni, di Giuliano Va Migni. bene. Allora, buonasera e interrompo Buonasera. l'azione. Buonasera. Buonasera, dottor Migni. Piacere d'avervi conosciuto. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera.